Apocalisse. Rivelazione di Gesù Cristo, che gli fu data da Dio affinché mostrasse ai suoi servi le cose che debbono accadere fra breve, e che egli comunicò con l'invio del suo angelo al suo servo Giovanni, il quale attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, secondo quanto vide. Beato colui che leggerà e quelli che ascolteranno le parole di questa profezia e metteranno in pratica ciò che in essa è scritto. Sì, il tempo è vicino. Giovanni alle sette chiese dell'Asia. Grazia a voi e pace da parte di colui che è, che era, che viene, da parte dei sette spiriti che stanno davanti al trono di lui e da parte di Gesù Cristo, colui che è il testimone fedele, il primo nato fra i morti, il principe dei re della terra. A lui che ci ama e ci ha prosciolti dai nostri peccati nel suo sangue e ha formato di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre. A lui gloria ed impero nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene tra le nubi. Tutti gli uomini lo contempleranno, anche quelli che l'hanno trafitto, e si batteranno per lui il petto tutte le tribù della terra. Sì. Amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era, che viene, l'Onnipotente. Io, Giovanni, vostro fratello, e a voi associato nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Rapito in estasi nel giorno del Signore, udii dietro a me una voce possente come di una tromba che diceva: «Ciò che vedrai, scrivilo in un libro e invialo alle sette chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia e alla Laodicea». Mi voltai per vedere chi fosse quello che mi parlava. Voltandomi, vidi sette candelabri d'oro e in mezzo ad essi uno simile a figlio di uomo. Indossava una tunica lunga ed era cinto all'altezza del petto con una fascia dorata. I capelli della sua testa erano bianchi, simili a lana candida, come neve. I suoi occhi erano come fiamma ardente. I suoi piedi avevano l'aspetto del bronzo splendente quando è stato purificato nel crogiuolo. La sua voce era come lo scroscio di acque abbondanti. Nella sua mano destra teneva sette stelle, mentre dalla bocca usciva una spada affilata a doppio taglio. Il suo aspetto uguagliava il fulgore del sole in pieno meriggio. Al vederlo, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando la sua destra sopra di me, mi rassicurò: «Non temere. Io sono il primo e l'ultimo, il vivente. Giacqui morto, infatti, ma ora eccomi vivo per i secoli dei secoli. Nelle mie mani sono le chiavi della morte e dell'Ade. Metti in iscritto le cose che vedrai, sia quelle riguardanti il presente come quelle che accadranno dopo di esse. Quanto al significato delle sette stelle che vedi nella mia mano destra e dei sette candelabri d'oro, le sette stelle simboleggiano gli angeli delle sette chiese e i sette candelabri, le sette chiese».